Se state cercando un aereo con i pedali, questa bicicletta potrebbe fare al caso vostro. Adesso imposto livello di pedalata assistita numero 1. 15, 16, 18, 19, siamo a 21 km orari. Livello di pedalata assistita numero 2. 26, 27, 28, 30. 30 km orari. Livello di pedalata assistita numero 3. 35, 36, 38 km orari. 39. Livello di pedalata assistita numero 4. 44 km orari. È una bomba! Adesso passiamo al livello numero 5. Siamo in salita. Sempre 41 km orari. Non sto pedalando, solo acceleratore. È una bomba, ragazzi! Questo è un aereo e non vi ho ancora fatto vedere tutto! Adesso sono su strada pianeggiante, acceleratore a manetta. Vediamo quanto spinge. 44! 46! 48 km orari! Adesso arriverà una bella salita molto importante. Vediamo che velocità riesco a prendere. 49, 50, 52 perché sono in discesa. Salita appena iniziata. Mamma mia, se la mangia, se la mangia. Ho dovuto rallentare, altrimenti mi andavo a schiantare contro il muro perché... c'era una curva, ancora salita, 35 km orari. Io non sto pedalando, sta facendo tutto lei. 29, 30. È un mostro. Ma non è finita qua, non vi ho ancora fatto vedere il pezzo forte di questa bicicletta. Livello di pedalata assistita numero 5, io comunque continuo a non pedalare. 42,3 km orari. Direi che sta sprigionando tutta la sua massima potenza. Ma non è finita qui. Adesso premo il pulsante trazione integrale e attivo il doppio motore. Wow! Arriva un'altra spinta a 50 km orari. 52! 54! È una bomba, cazzo! 56 km orari fissi, ora comincio una discesa, devo rallentare per forza, altrimenti qua mi schianto. 100 km/h! Mai guidato una bici così potente! Sono in salita a 54 km orari! Voglio vedere a quanto arriva! Adesso ho spento il secondo motore e mi sto assestando sui 48 km orari. Quindi velocità di punta con un motore da 750 watt, 48 km orari. Velocità di punta con due motori da 750 watt, 58 km all'ora. Mamma santa, ma c'è proprio, è incredibile, state già andando a 48, che è una velocità elevatissima. Appena attivate l'altro motore vi arriva un'ulteriore spinta, un boost, che cavolo, non so descriverlo, ma è una bomba. Adesso voglio riprovare la stessa salita che ho fatto prima con un motore alla velocità massima di 28 km orari. Adesso voglio vedere con due motori che velocità riesco a raggiungere. Andiamo. Attivo il doppio motore. Mamma mia, che potenza. Sono in un niente a 40. Sto dando dei piccoli colpettini sull'acceleratore perché ci sono molte curve e non voglio schiantarmi. Basta veramente girare di poco l'acceleratore e da 29 arriva quasi a 40 all'ora. 3, 2, 1, via! Acceleratore a manetta. 41. Vado. 35.
Oh, ho rallentato, ragazzi, avevo paura di andare contro il muretto. 39. Sono ancora in salita, 40 km orari. 40, 40 fissi, con l'acceleratore a manetta. Sono tornato sul percorso che si chiama Sentieri Modugnesi, perché voglio vedere quella salita lì in fondo, a che velocità riesco a percorrerla. È molto più ripida di quella che ho fatto prima, quindi sono molto curioso. Partiamo subito da zero. Attivo già il doppio motore, quindi trazione integrale attiva. Iniziamo. Mostro. Sono già a 40. Trentatré chilometri orari. Salita più corta ma molto più ripida, e ho raggiunto i 33 chilometri orari. Quello che mi piace molto è la partenza. È come se la bici fosse dotata di un soft start. Non scatta subito come tanti altri modelli, che poi in città è anche un po' fastidioso. Adesso io sono fermo, giro l'acceleratore a manetta e parte piano, dopodiché inizia a sprigionarsi. 13, 15, 17, 20 chilometri orari in 5 metri. Situazione invece leggermente diversa se parto con due motori già attivi. Non so se avete sentito, la ruota anteriore ha slittato. Sono già a 35 km orari in pochissimi metri. Ma ragazzi, mi rendo conto che ho iniziato questo video subito con un test drive e non vi ho detto nemmeno di quale modello di bicicletta stiamo parlando. Quella che vedete alle mie spalle è una Duoz S26, bicicletta elettrica con ben due motori da 750 watt cada uno, situati uno nel mozzo anteriore e l'altro nel mozzo posteriore. E altra cosa molto molto importante, abbiamo ammortizzatore anteriore e ammortizzatore posteriore. Quello anteriore è il classico che montano tutte queste biciclette. Possiamo, tramite questo tastino sulla parte destra, sbloccarlo o bloccarlo. Quindi, se siamo su strada piana e non ci serve la forcella anteriore ammortizzata, possiamo andare a bloccare l'ammortizzatore. Mentre sulla parte sinistra, girando questa levetta, possiamo andare a tarare l'ammortizzatore, quindi a renderlo più duro o meno duro. L'ammortizzatore posteriore invece è fisso. La batteria di questa Duoz S26 è un altro punto forte. È una delle più grandi che io abbia mai provato fino ad oggi. 48 volt, 20 ampere. Ma le celle sono Samsung, quindi sono celle di ottima qualità rispetto a tanti altri modelli che montano batterie generiche. E ho dimenticato di dirvi che entrambi i motori hanno una coppia massima di 65 Nm. Altra cosa importante da segnalare, l'acceleratore è legato ai livelli di velocità assistita che imposteremo. In che senso? Se andiamo a impostare il livello numero 1, che corrisponde ad una velocità massima di 20 km orari, usando l'acceleratore, ecco, noi non supereremo tale velocità. Per arrivare alla potenza massima dovrete impostare il livello di pedalata assistita numero 5. Adesso voglio affrontare un'altra salita. Ho percorso in totale 40 km, una tacca su 5. Vediamo come si comporta la bicicletta su questa salita impegnativa. Ok, inizio ad accelerare. Sono a 33 km orari. 36, 35, 34, 32, 29, 25, 24, 23, 22, 19, ragazzi, ormai la Duoz si può dire che è quasi finita, a quanto pare non ne fa più. Se prima le salite le facevamo a 40, poi a 30, adesso siamo scesi, dopo 41 km circa, a 19 km orari. Prima di rimanere col culo per terra, sensazioni di guida. È una bici imponente, di notevoli dimensioni e pesante, quasi 37 kg, è un mostro, veramente. Però ti fa sentire potente, cioè nonostante raggiunga una velocità elevata, che io sconsiglio sempre, non ti senti
non ti senti in pericolo? Perché ti sembra di mangiare la strada a livello di tutto, di qualità del telaio, delle gomme 26x4. Bella, confortevole soprattutto, in virtù della doppia ammortizzazione. Non ho dolori al culetto, non ho dolori alla schiena, mi sembra veramente... L'unica bici che mi aveva dato sensazioni così positive è stata la Engui E26, che io ho adorato. Questa mi sembra la stessa identica bici, solo molto molto più potente, perché quella era dotata di un motore da 750, questa ne ha due da 750. Velocità raggiunta con batteria quasi scarica, 42 km/h e trazione integrale inserita. Adesso lampeggia la batteria, lo stato di carica della batteria sul display, tra un po' secondo me si spegne. Però sono curioso di vedere quanti chilometri riesce a fare con una carica piena. Adesso proviamo la frenata su questo lungo viale. Sono a 40 km/h, freno. Dice qui, io ho iniziato a frenare in questo punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ad una velocità di 40 km/h mi sono completamente arrestato, iniziando a frenare dal palo dopo circa 7 metri. Direi che è un ottimo sistema frenante, infatti abbiamo due freni idraulici, pinze accattivanti, davvero belle, di colore rosso, che seguono un po' la livrea di questa bici. I pneumatici sono fat, il che rendono la bici ancora più aggressiva, ma soprattutto danno un ottimo comfort di guida. La misura è 26x4. A rendere questa bici ancora più bella e accattivante è la presenza di questo faro stile moto, tipo quelli che abbiamo messo sul nostro camion, e poi abbiamo anche un parafango anteriore e posteriore in plastica. La qualità lascia un po' a desiderare, e la cosa negativa dei parafanghi è che sono fissati solo tramite una piccola linguetta di alluminio, e quindi con le vibrazioni, col vento, tende a traballare tutta. Nascosto sotto il mio zaino al posteriore abbiamo la luce del freno, che si accenderà come se fosse lo stop di un'auto quando andremo a premere il freno anteriore o posteriore. Sulla parte sinistra abbiamo questo pulsantino che serve per accendere e spegnere le luci. Più in basso il tasto DS, quello per attivare la trazione integrale, poi abbiamo anche la tromba inserita all'interno del faro. Questi pulsanti subito a destra servono per accendere e spegnere la bici, e il pulsante più e meno per aumentare e diminuire i livelli di pedalata assistita. Finalmente abbiamo un bel display centrale visibile a colori. Sulla parte superiore in alto a destra lo stato di carica, sulla parte sinistra possiamo visualizzare il simbolo del Bluetooth che lampeggia, sì, perché lì è dotata di connettività. Sulla parte centrale il tachimetro, inferiore a sinistra il livello di pedalata assistita inserito, e poi qui abbiamo il totale dei chilometri percorsi, il trip, il voltaggio della batteria, 43.8 volt, da quanto tempo è accesa, in questo caso un minuto, e il totale di chilometri percorsi 54 da quando sto utilizzando la bici. Sulla parte destra del manubrio abbiamo una presa USB A collegata direttamente alla batteria del mezzo, che possiamo sfruttare per poter ricaricare i nostri dispositivi. Cambio Shimano a 7 rapporti classico, e questa è la manopola dell'acceleratore. Che dire sulla sella invece? Guardate, è davvero ben imbottita, morbida, è comoda. C'è anche il foro centrale per la prostata, e io dopo 40 km non avverto nessun dolore. Siamo arrivati alla conclusione di questo video. È molto difficile riuscire a guardare in cam perché ho il sole frontale. Allora, posso dire che questa Duoz S26 è una bicicletta che mi è piaciuta molto, bella, potente, comoda, maneggevole. Come vi ho detto, sembra di mangiare la strada, ed è sicuramente una caratteristica che uno cerca in questo genere di bici, quindi non vi deluderà. Accendo la bicicletta, il simbolo del Bluetooth inizia a lampeggiare, l'applicazione si chiama Duoz e questa è la schermata principale. Come potete leggere, si è già collegata alla nostra bicicletta. Ora, cosa non mi piace sinceramente? Da qui possiamo visualizzare la velocità a cui stiamo andando,
la percentuale di carica della batteria, possiamo anche impostare il livello di pedalata assistita, possiamo vedere i chilometri percorsi, quindi tutte le statistiche, e impostare poi la modalità di guida. Abbiamo anche il cruise control. Quello che non mi è piaciuto è innanzitutto è la traduzione, come potete vedere, controllo rapido, start mode, un po' italiano, un po' inglese. Non è stata tradotta molto bene. È un'applicazione basilare, come avete visto, che non permette di fare niente di più rispetto a quanto potrete fare direttamente dal display sulla bicicletta. Per qualcuno potrebbe essere una comodità in più, perché no? Il problema è che è un'applicazione buggata. Molte volte clicco su cruise control, su start mode, e non funziona niente, cioè l'applicazione rimane bloccata. Peccato, perché si poteva fare meglio. Si vedono le gocce di sudore, sì. Questa Duos con i codici sconto viene a costare circa 1000 euro, il che è un ottimo prezzo. Non ho trovato altri modelli con queste caratteristiche a questo prezzo. Ora non so se ci saranno eventuali codici sconto, ma comunque ve li lascio qui sotto in descrizione. Se siete interessati all'acquisto, vi lascio in descrizione anche il link del sito web dove poter acquistare questa bicicletta. Potete pagare con PayPal, quindi non abbiate paura, la bicicletta viene spedita dall'Europa, pertanto non c'è nessun dazio doganale da aggiungere al costo della bicicletta. Ringrazio la Duos per avermi dato la possibilità di testare una bici con doppio motore, posso dirvi che mi sono divertito davvero tantissimo. Certo, non è una bicicletta, questo è un ciclomotore, forse sì, è giusto che io lo precisi ancora una volta. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like, ho fatto il dito in giù, non so nemmeno per quale motivo, stavo pensando a Gladiatore. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like. Se avete bisogno di informazioni, scrivete pure le vostre domande nei commenti, io vi risponderò sempre, e ci vediamo appunto nel prossimo video.